facendo una prova per capire perché. Prova. 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 No, ma si sente l'audio? Credo che sia questo qua, microfono dispositivo ausiliario. Non so perché è chiamato così. Come? Infatti.
Presente. Si è impallato nel gato. Ah, che pazienza. Back!
Ecco! What do we do now? Nice! Let's do this. Who else wants some? Thank you.
Crazy. Mi senti, Crazy? Prova. Adesso? Però troppo, secondo me è troppo alto così. Prova. Ma prima senti, mi senti. Sono basso. Ora? Prova. Non so se ci sono dei filtri. Did I do all right? Allora, abbasso l'audio. L'ho messo a metà. Ora? Prova, prova. Prova. Ho messo a metà l'audio di Elgato. Lo devo abbassare ancora di più. Però così forse è troppo sensibile sto microfono.
Non senti sottofondo audio o qualcosa del genere? Cazzo. Aspetta perché... Ma ovviamente ora non la posso toccare la chat, o si può toccare? Aspetta un attimo. Ma perché non me la fa vedere? Così, volume del gioco. Ma sai che non riesco a spostare la chat? Qui sotto la vedo. Ah, aspetta, ho fatto blocca l'anteprima. Ok. Quella leggermente più grande. Così. Aspetta, adesso la scrivo. Questo è vino, bello. Comunque il microfono così è troppo sensibile, forse. Non so, abbassa proprio qua, non so più. Ma perché quando ti si sente? Dici? Non ti sento con le cuffie. Ma non è cambiato nulla a livello di grandezza, o sbaglio? Ma poi come cazzo è sta chat? Ah, minchia di cane. Com'è sta chat? Larghezza, altezza. Così? Siamo proprio al limite. Senti, ma il microfono non è troppo sensibile.
Cioè non senti rumori di sottofondo, bordello, niente. Va bene. Allora per il momento lo lasciamo così. Intanto blocco questo. Blocca l'anteprima, così non spostiamo nulla. Senti, fai una cosa. Togliti iscriviti al canale. Voglio vedere se esce la GIF. Come no? Ma che fanno, scappano. Di là c'è gondolia. Ma si è visto qualcosa che mi sono distratto? E come mai non si è visto niente? E la posizione forse è qua del coso. Aspetta un attimo. Allora aspetta. Vediamo se lo manda. Allora, questo is now following, da test funziona. È appena apparso. Sì che c'è, io la vedo. Come non c'è? Cazzo, mi ha attaccato il nemico. Aspetta quanto ammazzo questo. Another one bites the dust. Better than ever. È
Elmetti di ferro, braccia di ferro, armature di ferro. Allora aspetta che mi metto qua così non mi attaccano. Guarda, test follow. Eccola là la GIF. Non vedi Snake che fa la capriola? Ecco. Le mie GIF da pro. Le mie giffettine da pro. Quale... aspetta, le altre quali sono? Subscription. La vedi? Donation. Donation è sgravata. Hosting non l'ho, l'ho lasciata così com'è, ma... boh. Vabbè, quelle sono le principali. Ora blocchiamo l'anteprima. Scrivi un attimo. Ah sì sì, ok, si legge. Va bene. Allora. Comunque, a furia di fare combattimenti, sto gioco arrivo al livello 99 in un attimo. C'è uno scrigno. Qua c'è lo scrigno. Ora vado a Gondolio comunque, dai. Vado, sono talmente forte che i nemici scappano. Eh sì, dobbiamo fare i co-streaming, ma perché non li facciamo? C'è qua. Anche qua mi sa che ci sono cose da... da vedere. Infatti... no, guarda dove sono venuto. E questo l'avevo già fatto. Vabbè, mo vado avanti. Andiamo. Vediamo che succede a Gondolio. Devo trovare il mercante.
What a beautiful place. It feels as though the whole town is bobbing up and down on the waves. So this is Gondolia, huh? I heard there were some big scores to be had here. Rich merchants from all over the world, ships full of treasure, you name it. And this is where you're keeping your ship, Silvando. The ship that you own. Don't tell me you're some kind of millionaire. Oh, come now, Ronnie, darling. You know it's not polite to pry. All right. The docks are in the southwest of the town. Last one there's a rotten egg. Ma non c'è il gioco adesso. Dragon Quest. Ok. Andiamo adesso. Adesso si dovrebbe vedere il gioco. Ok. Ah, c'è il gioco. No, non si vedeva nelle impostazioni. Il bambino ha i capelli di Goku. Vediamo che dice questo. Caroso, benvenuto a Gondolia. Stocco, gran spadone, falena, florasta. E per lo più robaccia. Vediamo se posso fabbricare qualche cosa. Pesante, pettorale realizzato. Mi faccio una bella armatura di ferro per me e basta. Vabbè, le altre gliele do a quest'altro scemo, ma se non me lo faccio solo per me e via. Guarda che mastro fabbro. No. Ah, non lo posso più fare. No! Peccato. Vabbè. Mi è venuta smerdata da un lato. Un misero più due. Ah.
Adotto una solita guardia che può aumentare notevolmente il numero di parate eseguite. Questo attacco causa gravi danni ai draghi. Poi abbiamo bussa via, forza più 10, protezione divina, genera un'aura sacra che fa sì che i nostri più deboli vengano qui. Io investo forza 10. Eric 0, quest'altra 4, 4, 18, questo non mi interessa però. Copricapo da gatto. No. Dobbiamo andare a salvare. La parte di sopra. Cazzo è la chiesa, di sotto. Catene d'oro e bracciali d'oro. Contro la sola città, circondare il più grande porto commerciale al mondo, del mondo. Nel passato era solo un piccolo villaggio di pescatori. Questo si cambia grazie a Doge Rotondo.
che ha stipulato accordi commerciali con tutti gli altri regni, rendendo Gondolia una potenza commerciale. Inizia Don Gerotondo, non riuscirà a guadagnarmi a vivere nella mia taverna. Bene. Sa molto di Venezia. Non si parla che di lui, ora ti spiegherò tutto. Ah, chi è? Una lettera da mio fratello. Io non sono Aki, non ho nessun fratello, sto parlando di persone sbagliate, signore. Ma poi se n'è andata, un peccato, una pasticciata molto in gamba. Credo che adesso lavori come cameriera al Doge, per il Doge Rotondo. Non c'è scritto un cazzo praticamente. Un negozio non è nuovo un cliente. Una cintura apprezzata da costruttore ovviamente alla destrezza. C'è una cippa. Questa è la solita porta chiusa a chiave. Scusi. Perla nera.
C'è un'altra casetta da esplorare. Per spostarmi forse devo usare queste barchette. Facciamo puff puff. Può essere che mi addormenti. Mi fa pure male la testa. Tra poco stacco. Dai che devo fare puff puff. Poi puff puff sono dei massaggi, non è che chissà che cosa. Un lavoro del dogero tonno, un vero eroe di Gondolo. Bella cittadina. Can you believe it? This mean, mean man won't let us into the docks. It's nothing personal. The docks are off limits for everybody now. It's because of la competizione. Great. So I guess we just have to sit tight till this contest thing is over, huh? Sì, is the only choice. I am sorry, but Signor Universo is molto, molto importante event for ma people of Gondolia. Giustamente. Signor Universo, you say? Now that sounds like fun.
Tell me more, honey. I'm all ears. Naturalmente, Signor Universo is for men of all ages. The winner, he must be a powerful like the waves, graceful like the breeze, and deep like the sea. La competizione is reason why Gondolia is so filled with the strong and admirable men in this moment. Ooh, I love a little pageantry. Come on, darlings, let's go see what it's all about. We can sample some local delicacies to get ourselves in the mood. I hear they're to die for. Well, who's with me? Come on, you know you want to. I'm not that bothered about whatever silly contest they're having, but I am quite peckish. I'd love to try a few local treats. Seriously? We're not here on holiday, you know. We're supposed to be looking for the rainbow. Right, Serena? I'm so sorry, but I'm really rather hungry myself, and, well, we can't leave until the contest's over anyway, so... I don't believe this. Hey, listen, we're kind of in a hurry here, and we really need to get to the dock. Naturalmente, the person in the charge is Dojo Rotondo. He is in the charge of everything in our town. His villa is in the northeast part of Gondolia. You must speak with him. He is so much a kind man. Molto gentile. You heard molto the man. Gentile. Let's go ask this Doge guy to let us into the docks. Casa del Doge. Sia quella là. Vediamo. Eccola qua. Dove c'è messo? Ah, fa 13. This must be the place. Let's see if he's home. Uno minuto. I am coming. Hey. We're looking for the... Bene. I am Dojo Rotondo. Always, I am happy to help. I have nothing to say to you. Niente. Now you must go. Andate via. Mamma mia. What the? Hey, wait. So much for Molto Gentile. He took one look at you and freaked out, huh? Wait, you don't think... Nah, how would he know you were on the run? And why just you? Huh. Oh, there you are. Veronica's managed to get herself into a bit of a scrape. Please, you have to come and help. Man, you can't take that kid anywhere.
Still, I guess we won't be sailing out of here anytime soon. Might as well go see what's up. Give it back, you dirty, rotten thief! It's not like you can use it anyway. A kid like you wouldn't have the first idea what to do with a wand. Why no? You are the kid, just like me. Anyway, I only borrow, no steal. What's going on here, Serena? We were just walking along when he came out of nowhere and snatched her wand. We caught up with him here, but he won't give it back. Hey! Here, don't let it get swiped so easily next time. Why did you even want my wand in the first place? It's not worth much money, you know. Sentiamo la stronzata. What is it, kid? It's okay, Placido. I explain the situazione. È mezzo italiano, mezzo spagnolo. My name is Benigno. He is my friend, Placido. He's the only son of the Doge Rotondo. Every day we are playing together. Molto felice. Happy, happy. But then Placido, he loses his voice. I don't understand what... So I think, if I have the magic, maybe I can fix Placido's voice. Capisce? Fine. You're forgiven. Now, tell me more about your friend's lost voice. It's his throat. There's some sort of awful... Oh, he's been... I might be able to help him if I had some birdsong nectar. But I'd need some water from a sacred fountain to make it, and, well... You needed the special, very, very holy water to help Placido, see? The river, west of Gondolia. If you follow it up, there is a cave. The Grotta della Fonte. Everybody say its water is molto speciale. I know I steal the wand. And I know this is very bad. But per favore, you must help Placido. We are friends since we are the small children. And now you are his only hope. You will help him, see? 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 Grazie mille, signore! See? You bring the water from the grotta and make the special nectar. And I will stay to take care of Placido. Va bene, abbiamo capito. Che bello prezzemolino. Andiamo alla grotta della fonte. Andiamo a destra.
Let's go. Don't say I didn't warn you. Veronica wins again. Comunque intendo notarsi alla grotta della fonte, noi membri della camera commerciale con voi consigliamo di fornirsi le provviste di usare prima la nostra splendida città. Told you I was tough. I just want some. Susie. Nice.
Allora, qua dove eravamo prima? C'è un cazzo qua. Qual funziona? Che c'è questo teconcino? Ma Sabi, spostati. C'è qua. Come faccio ad arrivare là? Direttamente a salvare. Oh. Let's go. May heaven's winds propel me. Mi è calato un certo sonnino.
i vecchi pazzi. I maghi pelosi. Che ovviamente scappano. Let's do this. Cosa abbiamo? Niente. Bello. I maghi pelosi.
I do all right. Another one bites the dust. Mini medaglia, ancora non sappiamo che cazzo serve. Stocco argenteo. Mamma. Minchia, perfetta. Vediamo. Vassoio d'oro. Questo lo faccio. Thank you.
No, l'ha sforato. Lo stacco. Andiamo. È ora di andare a dormire. Okay.